Il Financial Times mette una lapide sulla Weinstein Company, se a un'azienda serve un articolo del New York Times per scoprire i comportamenti del suo capo, che tutti conoscevano, vuol dire che faceva finta di non sapere, e ora è pronta la nemesi per il puzzone Harvey, pronto per comprarsi quel che resta del suo impero è Tom Barrack, grande amico di Trump. Vendere o l'amico di Trump è la nemesi di Weinstein, chi è Tom Barrack, finanziere in affari da Nixon ai sauditi pronto a rilevare l'impero del magnate colpito dagli scandali. The Weinstein Company, la casa di produzione cinematografica travolta dallo scandalo come il suo fondatore, ha raggiunto infatti un accordo preliminare con Colony Capital, società di investimento di Tommy Ilunga. Barrack Ilunga R. Amico di lunga data di Ted Donald e considerato un suo consigliere occulto, che sarà il prologo della vendita, se sarà totale o parziale è ancora da definire, al fondo di private equity di Barrack. Siamo lieti di investire nella Weinstein e di aiutarla ad andare avanti, aiuteremo la società a riconquistare la posizione iconica che merita nell'industria indipendente del cinema e della televisione. Per Barrack, nipote di emigranti libanesi, che ha iniziato la carriera come avvocato nello studio dei legali di Nixon è un colpo ad effetto, che renderà il numero uno di Colony Capital ancora più potente nei palazzi di Washington e che potrebbe rivoluzionare in futuro anche il mondo del cinema. Conosciuto anche in Italia, la Colony Capital nel 2003 acquistò il consorzio Costa Smeralda, poi rivenduto al fondo del Qatar, Barrack ha lavorato molto con i sauditi ed in passato è stato proprietario del Paris Saint-Germain. Ma è l'industria dell'entertainment e una sua passione, nel 2008 comprò Neverland, la grande reggia giochi di Michael Jackson e nel 2010 aveva già comprato dalla Disney la Miramax, prima creatura di Weinstein. Nel giorno in cui lo stesso presidente degli Stati Uniti viene pubblicamente coinvolto in un caso di molestie sessuali, Summer Zervos, una ex concorrente di The Apprentice, il reality show TV che Ted Donald ha condotto per oltre un decennio, lo ha citato in giudizio, uno dei suoi più fedeli amici diventa il, quasi, proprietario della Weinstein, società che ha finanziato per decenni i leader democratici e le battaglie della sinistra liberal. Uno strano gioco delle parti dove politica, economia, mondo di Hollywood e scandali sessuali si incrociano, in cui le vittime, le donne molestate e umiliate, rischiano di non avere giustizia e in cui riemergono vecchi conti da regolare. Nella nuova puntata di ieri, ecco infatti che torna alla luce un'inchiesta condotta nel 1998 dal Washington Post sul caso Lewinsky. Allora il nome di Harvey Weinstein non era conosciuto come oggi e passò quasi inosservato il fatto che il produttore avesse contribuito, con almeno $10.000, a pagare le spese legali dell'allora presidente degli Stati Uniti. Non fu il solo, visto che nella lista di chi aiutò Bill Clinton c'erano ben 62 star di Hollywood, tra cui Tom Hanks, Barbara Streisand, Michael Douglas, Ron Howard e Steven Spielberg.